quest'anno tocca e raggiunge anche i giovani, anche i ragazzi. Per la prima volta all'interno del premio di poesia dialettale si aggiunge la poesia legata alla scuola e questa sera premieremo anche le scuole del territorio che hanno scritto e raccontato in dialetto, quindi viva Modesto! Con questa 31esima edizione e io chiamo subito per un saluto il nostro sindaco che aprirà la serata e poi come consuetudine dopo i saluti istituzionali daremo lettura del verbale e avremo tre sezioni, la sezione A, la sezione del presidente per avere organizzato ancora una volta questa sezione della porta dove c'è la casa dove il poeta è nato e dove il poeta diciamo ci ha lasciato. Quello che ci ha raccontato il professor Stratone, presidente della Stati, a giugno a Roseto degli Abruzzi, una bellissima manifestazione in cui si è dialettato presso la porta non erano presenti. Quindi io vi invito da questa sera, una volta che sarete premiati, a prendere l'impegno con me, con le vostre, con Modesto della Porta, ad essere presenti a Roseto il prossimo anno per il premio di poesia Franca Marolo, perché la cosa bella di quest'anno, io l'anno scorso, se ricordate, sono stato un po' polemico, ma ciò che Modesto della Porta non mi annoio ulteriormente, buona serata e grazie naturalmente ai poeti che hanno partecipato, auguri a chi ha vinto questo concorso, con l'invito e la speranza di trovarvi a Roseto nel prossimo. Soprattutto della nostra intelligenza. Trovare tante persone, prima stavo trattando col sindaco di Cerenzo sul tempio perché domani abbiamo una relazione anche a Cerenzo, ma di presidere quasi tutti i prendono. Raccontavo tantissime persone. Fanno un relazio con il premio Franca Marolo che io ormai organizzo da appunto da quasi 10 anni e questo premio viene organizzato nel contesto di un campus estivo che ormai da 31 anni abbiamo la stessa età del premio Modesto della Porta, da 31 anni i Rotary Club da tutto il Molise organizzano regalando una settimana di vacanza.
pure bene. E un drago, un cervello, che su un altro della notte se ne sta. Grazie, maestre, grazie per aver partecipato. Meglio conosciuto come Mastro Peppe, il progetto di questa opera è stata fatta dal liceo artistico di Avezzano lo scorso anno e dall'anno scorso daremo sempre questo premio alla carriera su progettazione grafica dei ragazzi del liceo. Grazie. Devi sapere da piccola, non devi imparare, scriverlo possibilmente. Esso è nato con te, è presente, è tuo, tappa a te. Prima quattro generazioni di differenza e quindi questo è importante per lasciare alle nuove generazioni questo patrimonio culturale letterale che altrimenti non stiamo. Tutti voi nel pubblico che avete avuto il piacere di restare con noi fino alla fine, grazie all'ente nostro artigianato artistico abruzzese, anche di prima della giuria, al presidente della giuria, vi lasciamo un trio letto lontano con gli ultimi brani e poi vi auguriamo la buonanotte preparati alla notte bianca di domani che ci vedrà ancora protagonisti, tempo permettendo, fino a Ferrara.